Kat, senti, ma ci sono novità per quella storia dell'assicurazione sull'incidente? Purtroppo no, abbiamo provato a contattarla più volte, ma nessuna risposta. Mi sa che dobbiamo trovare un avvocato bello, grintoso, insomma, che sappia il fatto suo. Però non conosciamo nessuno, cosa facciamo? Magari dopo cena guardiamo un attimo su internet. Va bene, proviamo a vedere magari il risarcimento Danno Torino e vediamo che cosa riusciamo a trovare. Studio legale, insomma, vediamo un attimino. Ok. Guarda un po' questo sito, avvocato in prima linea sempre, soprattutto per il risarcimento del danno. Queste sembrano proprio delle vere professioniste, poi interessa a noi, sono esperte del risarcimento del danno. Cosa dici, proviamo a chiamarle? Ma aspetta, aspetta Vale, vediamo prima le loro referenze, fammi vedere un attimo. Allora, la Mora ha studiato a Cambridge, lavora per l'ONU e si occupa di diritto internazionale. La Bionda invece è specializzata sulle pari opportunità e conosce 8 lingue. Caspita. Quest'altra invece è una professoressa della Bocconi. Ma sì, io direi che queste siano sul pezzo, io le chiamerei. Tanto guarda qua, c'è scritto che la prima consulenza è gratuita e che possiamo contattarle via Skype. Proviamo? E allora guardiamo il loro contatto Skype. Laura, ci stanno contattando dal sito via Skype, che facciamo? Rispondiamo? Certo che dobbiamo rispondere, abbiamo messo su tutto quel sito internet dicendo che siamo sempre disponibili e adesso che facciamo? Non rispondiamo? Rispondi, rispondi. Vabbè, rispondi tu, sei tu l'avvocato, io sono solo un dottore, scusa. Ma no, dai, cosa vuoi che ne sappia chi telefona, che differenza c'è tra avvocato e praticante, almeno fai un po' di esperienza. E va bene, rispondo io. Buonasera, sono l'avvocato Raffaele Lo Squalo, dello studio legale ABCD. Mi dica pure in cosa possiamo aiutarla. Buonasera avvocato, sono Caterina Biaforato, praticamente io e mia sorella Valentina. 2 anni fa abbiamo avuto un grave incidente. E da allora mia sorella non cammina più bene, l'assicurazione è praticamente sparita, non abbiamo ancora ottenuto niente. Che cosa possiamo fare avvocato? Beh, non si preoccupi, è una causa che conosciamo bene, sappiamo bene cosa fare. Dobbiamo vederci, ci portate tutti i documenti. Sì, ma quanto ci costa poi la consulenza? Non si preoccupi del prezzo, noi siamo un vero discount dei servizi legali. E poi la prima consulenza con noi è del tutto gratuita. Se le va bene, le fisso già un incontro per mercoledì prossimo in via San Secondo numero 49 e la riceverà l'avvocato Laura Piragna. Perfetto, a mercoledì. Perfetto, allora ci vediamo mercoledì, buona serata. Grazie anche a lei. Ma Vale, ma in questo studio non erano tutte donne. E adesso questo mi pare che abbia risposto un uomo. Ma sì, guarda Kate, che vuoi che ti dica? Alla fine basta che sia avvocato, uomo o donna, cosa ci cambia? Va bene lo stesso. Entra Vale. Buongiorno, volevo mandare un'informazione, sai mica dove si trova lo studio legale ABCD? Perché noi abbiamo appuntato questo indirizzo ma non lo troviamo, forse abbiamo scritto male. E l'avvocato Laura Piragna, lei lo conosce? Ma certo, vieni qui tutti i pomeriggi. La trovate nella sala slot insieme alle sue colleghe qui in fondo a destra. Va bene. No, l'avvocato in un bar. Che ti devo dire Valentina, ormai siamo qua, andiamo, proviamo e vediamo. Noi siamo le sorelle Biaforato, lei è mica l'avvocato Piragna. Eh sì, sono io. Vi presento le mie colleghe, sono la collega Anna Barracuda e Rita Murena. Capite che il vostro ritardo, noi abbiamo da fare, insomma. Ma ritardo? Non sapevamo nemmeno se entrare, perché 49 è un bar. Vabbè, vabbè, non perdiamoci in insignificanti dettagli. A prezzo da discount, che cosa vi aspettavate di trovare? Il dottore su Skype vi ha detto che non siamo come gli altri avvocati e vi ha parlato della promozione per cui ogni due pratiche la terza è gratis, no? La promozione ovviamente vale per conoscente, un amico, un parente, insomma per chi vi pare. Il dottor Lo Squalo, ma l'altro giorno si è qualificato come avvocato. Ma sì, è un avvocato ai tre quarti. Ma scusate, ma cosa andate farneticando? Ma allora noi con chi abbiamo parlato l'altro giorno su Skype? Ma poi mi pare, riceverei in una sala slot, in un bar. Sì, infatti, sul sito c'erano uno studio bellissimo, 5 avvocatesse, 4 segretarie. Qua siamo dentro un bar. Ma come siete ingenue? Come potete pensare che internet mantenga e dica sempre e solo la verità? Capite bene che un piccolo studio legale fa quel che può per crearsi la clientela.
Cosa pensavate? Che un mega studio legale con avvocati che lavorano all'ONU potesse fare le promozioni 3x2? Andiamo su, siate realiste. Noi non siamo assolutamente tenute a mettere sul sito internet la nostra realtà professionale. Per caso credete che tutti i detersivi lavino così come detto in televisione? Ma che cosa state dicendo? 3x2, ricevere una sala slot, non siete obbligati a dire la verità, pubblicità dei detersivi, ma mi sa che avete idee molto, ma molto confuse, ragazze. Ma io non offendete la nostra intelligenza, mai visto e sentito nulla del genere. Mi sa che veramente voi non siete neanche delle avvocatesse. Ho dei seri dubbi su questo. Kate, guarda, andiamocene, non abbiamo bisogno proprio di questa gentaglia. Va bene, andiamo, vale, lasciamo, arrivederci, addio. Mai più. Arrivederci. Ma mai più. Sono le sciancate, poi gli ha forato. Vale, ma queste sono proprio pazze, ma ti rendi conto? Pazze, mamma mia.